Ciao a tutti ragazzi dal vostro Gino Smile, oggi in compagnia e con un gioco che assolutamente non ha niente a che fare con tutto quello che abbiamo mai fatto finora. Stiamo parlando di The Binding of Isaac, un giochino a cui ho perso un sacco di tempo ma ancora non sono mai diventato un grande giocatore, anzi vedrete, non sono affatto un granché. Per fare questa partita non so chi utilizzeremo, probabilmente se mi fai selezionare il personaggio, grazie. La facciamo facile, dai, giochiamo con Kane. Secondo me è il personaggio più semplice. È molto agevolato su alcune cose. Curse of Darkness non ci disturba più di tanto al primo piano. Sperando di avere un oggetto. No, mi piace. Ah, cercherò di dare le descrizioni abbastanza precise degli oggetti che trovo, se li conosco, ovviamente. Questo qui ci darà 5 bombe e renderà tutte le nostre bombe avvelenate, quindi non è per niente male. Sperando di ottenere qualcosa di più offensivo prossimamente. Anche perché Kane non è male come personaggio, ma un grosso difetto, cioè ha un range piuttosto basso, quindi non vanno molto lontano le lacrime. Ma a parte questo, è però il personaggio migliore con cui cominciare. Non conosco anche di questo gioco tutti quanti i glitch, le cose possibili e immaginabili, però per esempio per le mosche di quel tipo so che stando contro il muro qui in alto, continuando a camminare contro il muro, non ci possono prendere nella stragrande maggioranza dei casi. Lì c'è una roccia blu, abbiamo 5 bombe, perché no? Ecco perché. Una cosa che avrei potuto fare. Ma allora sei cattivo. Vabbè, lo farò vedere se ce ne sarà occasione più avanti. Andiamo dal boss? No. Ah, ottimo. Range up. Quindi abbiamo migliorato il nostro range. Ne è valsa la pena. Grazie ai mutandine di mamma. Larry Junior non è per niente male. Sperando di non prendere danno stupido, dovrei riuscire a farlo senza problemi, ma Larry Junior si muove come vuole lui, quindi non è detto che io riesca a farcela. Anche se perché, ecco, se mi blocca la strada con una cacca, potrei restare incastrato. È un boss lento perché non posso prevedere quello che farà. Mi ha lasciato dei soldi. Ah già, è vero, una cosa che può succedere è che anche nelle cacche che ci lascia Larry Junior possono esserci degli oggetti. Quindi volendo perdere un sacco di tempo potremmo farmare in questa stanza, continuando a fare popò a Larry Junior e poi distruggendo tutte quante le cacche sperando di poter ottenere qualcosa. Ovviamente la cosa non ci interessa in questo momento. E dividendo la metà ho creato 3 teste. Sono un grande. Ok. Quantomeno non avevano molta vita a questo punto. Ne è rimasta solo una. È rimasta la mosca bianca, che penso. Eccola là. Era quello che non volevo succedesse. Per favore. Ok. Sono riuscito a farlo senza usare bombe. Ottimo. E questo è un oggetto che non voglio prendere. Perché. No, dai, lo faremo lo stesso. Non mi interessa. È uno shot speed up. Non è un grande potenziamento. Però mi dà anche una carta. Quindi. Magari il Joker? No. Two of Spades. Raddoppia le nostre chiavi. In questo momento non ne abbiamo. Quindi ce ne darebbe due. Che non è male. Ma aspetterò di averne ancora un po'. Ci sono stanze in cui non sono stato? No, penso di aver visto tutto quanto su questo piano. Curse of Darkness non mi aiuta. Intanto ho detto che ero in compagnia, ma la mia compagnia ancora non ha neanche detto ciao, quindi. Ecco, Ciao. ha salutato. È qualcosa. Non credo che parlerà molto e qui più che altro in veste di spettatrice. Al massimo, non lo so, ogni tanto mi ricorderà della sua presenza. Lui scappa, quindi non ci fa niente. L'altro potrebbe farsi esplodere. Ho scoperto 5 minuti fa che loro non fanno danno da contatto. Grazie alla mia compagna, giustamente. Eh sì, ora basta torturarlo così. Una chiave. Quindi raddoppiando sarebbe sempre due, come se ne avessimo zero. Non lo faremo. Aspetterò di averne almeno due. Olè. Le mosche nere non sono dannose. Cioè, se le tocchiamo sì, ma non ci vengono incontro, quindi non sono per niente pericolose. Nella Curse Room non ci voglio entrare per il momento perché sto cercando di evitare di prendere danno di cuore rosso, per poter avere una possibilità di fare un patto con il diavolo. Quindi al massimo ci entrerò più tardi. Dopo il boss, si intende. E visto che ci siamo, andiamoci dal boss, no? Qui è pieno di soldi.
Vado o non vado nella... No, dai, proviamo il boss, sperando che non sia Widow. Non mi aiuta neanche lui. Dovrei riuscire a farlo senza prendere danno, ma non ne sono sicurissimo. No, ho fallito. La mia vita non ha più un senso. Per favore. Femin, smetti da... Sono qui. Ok, arriviamo alla fase 2, per favore. Questo boss mi inquieta. Riesce sempre a farmi danno nelle maniere più impensabili. Perché è rimasta la mosca? Ah, non devo prendere danno rosso. Ok, questo dovrebbe funzionare come strategia. Ok, da questo boss avremo il primo pezzo di carne che ci ruoterà intorno bloccando le lacrime e facendo danno da contatto ai nemici. E abbiamo ottenuto una stanza del diavolo, quindi abbiamo, ottimo. Ok, prenderemo entrambi. Questo ci porta a 0 cuori. Ci uccide. Ero convintissimo che non lo facesse. Convintissimo. Va bene, stava andando bene fino a che non ho deciso di suicidarmi. Non me l'aspettavo. Ok, questa è la prova che non conosco assolutamente come funziona tutto quanto. Volevo prendere quello, arrivare a 0 cuori e poi prendere il gatto in modo tale che ci riportasse a 1. Non ha funzionato. Avrei dovuto fare il contrario, prendere il gatto, avere 9 vite e poi prendere quello. La zecca non la prenderò, perché non potrei più avere nessun... Wiggle Worm! Non si vede mai questo, lo voglio. Fa andare le nostre lacrime a zigzag. È un po' un fastidio, ma è carino, non lo vedo mai, quindi perché non prenderlo? Questi nemici sono antipatici. E sparare a zigzag non aiuta per combatterci. In realtà non aiuta per niente, però... Ecco, già si vede la differenza da quello che ho fatto prima a quello che sto facendo adesso. Non è minimamente paragonabile. In più ricordo che Kane non ha un grande range, quindi... Non è stato il miglior oggetto che potessimo ottenere. Prevedo una sconfitta. Ma in generale tutte quante le mie run si concludono senza andare molto molto lontano. Il gioco l'ho finito più di una volta, però... Più che altro in condizioni molto fortunate e con oggetti molto molto potenti. Nelle run un po' più svantaggiate mi trovo in difficoltà, lo ammetto. Poi faccio patti col diavolo in qualsiasi momento mi capiti. E spesso sono deleteri per la mia salute. Come questa carta, anche questa carta è deleteria per la mia salute. La useremo contro il boss, sperando che faccia qualcosa di buono. Ok, soprattutto perché è questo boss. Ok, poteva andare molto peggio. Ovviamente, come avete visto, The Tower spawna, mi pare, 8 bombe nella stanza. È stato un buon modo per portare un po' più giù la vita di mostro, doppio mostro. Ok. Ah, questo è ottimo. Il portapillole di mamma. Visto che siamo Kane, abbiamo il Lucky Foot cominciando la partita. Le nostre pillole non possono essere negative, solamente positive o neutrali. Quindi... Abbiamo avuto 2 Pretty Fly, ottimo. Anche queste bloccheranno le lacrime, ma non fanno danno da contatto ai nemici, se non alle altre mosche che uccidono all'istante. Health Up, ottimo. Bad Gas, questa era una pillola neutrale. Una nube di gas, non c'è più niente che possiamo fare su questo piano, anche perché non ho bombe e non posso cercare la stanza segreta. Quindi andiamo avanti. Ah, abbiamo visto la stanza segreta in questo caso. Sono entrato, l'ho vista di giù, quindi se mi capita una bomba posso pensare di andarci. Ecco, i nostri orbitali hanno ucciso le mosche, ma non mi hanno protetto dalla lacrima. Ho già preso danno rosso, quindi le nostre probabilità di avere un patto col diavolo sono scese drasticamente. Come dicevo, prendere danno rosso le influenza parecchio. Sia nel livello stesso che contro il boss. Qui c'è una roccia blu che non posso far scoppiare. Ah, qui però possiamo andare là dentro. Ok, ha funzionato. 5 centesimi. Non proprio quello che... Ah, dai, questo oggetto è terribile. Nel gioco avanzato
mi darebbe solamente fastidio, ma non penso che ci arriveremo, quindi prendiamolo. Ogni 12 uccisioni, se non sbaglio, ci restituisce mezzo cuore. Quindi niente di utile. Se volessimo usare il Polaroid, ci darebbe solamente fastidio. Visto che non è un problema che si pone per il momento, non poniamocelo, prendiamo l'oggetto e basta. Potrei tranquillamente andare dal boss. Oh mamma, last. Per fortuna come mini boss è uno dei più deboli. Una pillola che non conosco e una chiave. Vai. Range up, ottimo. Come Kane è ottimo. Non abbiamo neanche le mutande stavolta. Ok. Sì, ho capito. Basta chiavi, vorrei una bomba. Ho bisogno di quella roccia blu. Potrebbero esserci dei cuori blu. E li voglio. Non sono abituato ad avere Wiggle Worm. Mi sembra strano quando lo uso. Mo', diciamo un'altra cosa. Mining of Isaac, ho detto, è un gioco che ho giocato molto per i fatti miei, quando non avevo niente da fare. Per passare un po' di tempo, nelle notti insonni. Ho pensato di farci un video così, tanto per divertimento. Anche un po' costretto da questa persona che ho accanto adesso. Che se la sta ridacchiando. Una bomba? Ok. Sì, lo prendo. Allora, se avessi 15 andrei nel negozio. Però no. Per il momento non ne vale la pena. Abbiamo finito il piano. Magari nella roccia blu troviamo qualcosa? Grande, un'altra bomba. Stanza segreta, è vero, giusto, grazie per avermelo ricordato. Era nella stanza in cui siamo partiti. Ok, vado prima a vedere la roccia blu, magari mi dà un'altra bomba. E poi andiamo lì, grazie per il reminder. Allora, vediamo se riusciamo a sfruttare appieno questo glitch. Lasciamo la bomba e usciamo dalla stanza. Quando rientriamo esploderà meglio. Ecco qui. Ok, la apriremo. Se non avessi fatto questa cosa non avrei rotto questa roccia e non sarei potuto andare qua a prendere un cuore. Ok, un'altra chiave, quindi siamo a posto. Abbiamo 15 centesimi, andiamo nel negozio. La stanza da cui siamo partiti dov'è però? Questa. Stanza segreta. Ok. Questa cos'era? Range up 2, ottimo. Ok, abbiamo risolto assolutamente il problema di essere Kane. Forse abbiamo anche abbastanza range per arrivare dall'altro lato. No, non proprio. Forse per colpa di Wiggle Worm, non ne sono sicuro. Ah, ma quella non era la stanza segreta, era la stanza super segreta. Strano. Vai. Oh, Book of Revelations. Lo prenderò. Questo potrebbe in realtà darci la possibilità di avere un patto col diavolo. Questo aumenta del 35% le possibilità. Se lo abbiamo addosso. Non dobbiamo neanche utilizzarlo, basta averlo. E quando lo utilizziamo ogni volta ci dà un cuore blu. Quindi per il momento non lo uso. L'altro effetto che ha, se lo usassi adesso, sarebbe farmi combattere per forza contro un cavaliere dell'Apocalisse come Famine, Pestilence, quelli lì. Quindi vediamo chi abbiamo. Larry Junior. Ok, abbiamo già visto come si fa. Però stavolta ho Wiggle Worm, quindi potrebbe essere più doloroso di prima. No, dai, il nostro danno non è così terribile. Non dobbiamo fare niente di particolare, basta stare attenti a non finirgli sotto i denti. Ok, è andata molto più velocemente del previsto. E cercheremo di fare una cosa. Ah, questo non è molto gradito. Ma lo prenderemo lo stesso. Vediamo. Osservate bene la stanza. Adesso io esco, uso il Book of Revelation e torno dentro. Abbiamo avuto il nostro cuore e la stanza è cambiata. Perché adesso il gioco pensa che noi abbiamo effettivamente combattuto contro un cavaliere dell'Apocalisse, cosa che non è successa. E quindi probabilmente la maggior parte della possibilità è che non ce lo darà, non ce ne darà uno al prossimo piano. Quindi meglio così. Se non sbaglio, questa è l'area di Famine. Possiamo andare al terzo piano. Stavolta non ho fatto patti suicidi. Sono stato bravo. Ho bloccato il gioco, mannaggia. Ok, si è ripreso abbastanza presto. È Curse of the Labyrinth. Questo è un piano doppio. Quindi ci saranno due stanze di oggetto, due boss. Purtroppo però un solo negozio e una sola stanza del diavolo. Se dovessi averla. Le possibilità sono più alte. Parto con due
Soul Arts, quindi ho possibilità di non prendere danno rosso. E se non sbaglio, è la prima volta che vedo attivarsi la cura. Totalmente inutile perché ho tutta la vita. Avrei fatto meglio a non prenderlo quell'oggetto. Loro che fanno? Barano? Ogni tanto questi nemici escono da... Ok. Riescono a passare in mezzo alle rocce. E non sono gli unici. Ecco, loro sono altri nemici che barano. E io questi non li sopporto. Sono nemici estremamente potenti. Hanno un sacco di vite. E sono fastidiosissimi. E mi hanno chiuso dentro. Oh, oh, ce l'ho fatta. Dai, basta, morite. Ecco, l'avete visto? È passato in mezzo alla roccia. Pieno di nemici che barano. Dai, lo so che lo stai per fare. Vieni giù. No. L'ideale sarebbe restare fermi contro di loro perché sparano ai nostri lati, però ci camminano addosso, quindi non è sempre detto. Two of Clubs raddoppia le nostre bombe. Ottimo. Anche come nel caso delle chiavi, se ne avessimo 0 ce ne darebbe 2. E questi sono facili. In questa stanza ci sono anche delle situazioni molto peggiori in cui è davvero unfair come situazione. Olè, muori per favore. Fatemi sapere se vi piace questo gioco. Se lo conoscete sicuramente. Ho provato a fare una cosa bella. Ho sbagliato tutto. Perché per una moneta sto facendo tutto questo? Ho perso un cuore. Ah, ma lì c'è una libreria. Devo per forza entrarci. Tocchiamo. Oh, mannaggia, un solo libro. Questo ci dà homing shot per una stanza. Preferisco il Book of Revelations. Già il solo fatto che questo sia un piano XL aumenta le nostre possibilità di stanza col diavolo. Avere il Book of Revelations dovrebbe aiutare. Quindi se riesco a non prendere danno rosso, è praticamente garantito che io ci riesca. Qui ci sono due chiavi a cui non ho accesso. E mi sono rimaste appena le due chiavi per entrare nelle due item room. E ha funzionato. Sarebbe fantastico se questo oggetto non ti desse un cuore normale, ma un cuore blu ogni 12 uccisioni. Sarebbe un po' ridondante considerato che esiste un oggetto che fa una cosa del genere, ma di certo sarebbe molto molto più utile. Visto che questo è un piano XL, non so molto come muovermi, che quello che sto cercando potrebbe essere ovunque. Avere la mappa del tesoro sarebbe molto più utile, visto che mi mostra come è strutturato il pavimento, il piano, senza farmi vedere che cosa sono le stanze, ma si può indovinare sapendo un po' di regole di come funziona il gioco. Riesco a ucciderlo, grazie. Abbiamo disponibile il Book of Revelation, lo usiamo. Combatteremo contro un cavaliere dell'Apocalisse, forse, ma non è importante. Dovrebbe essere Pestilence a questo punto, e non mi dispiace più di tanto. Ok. Non mi piacerebbe neanche avere qualcosa per aumentare il mio danno. A questo punto comincia a essere un po' basso. Dovrebbe essere ancora quello di base. Aia. Dammi tutto. Niente. Ho una sola bomba. Questi sono degli altri nemici che barano alla grande se vogliono. Quantomeno non è un problema affrontarli in uno spazio aperto come questo. Avrei fatto meglio a non distruggere le cacche. Ops. Dai. Forza. Ha ancora cuori. Vorrei avere dei drop più utili. Una boss challenge room. Ci potrei entrare se avessi un cuore rosso. Oh mamma, ho sbagliato il posizionamento. Però in questo momento ne ho 4, quindi niente. A meno che non trovo un arcade da qualche parte, ma no, non è possibile. Perché ho solamente 2 centesimi. Gli arcade compaiono solamente quando si hanno almeno 5 monete, se non sbaglio, quando si passa da un piano all'altro. Noi siamo entrati con 2, che cosa mi sono perso? Lo shop. Ho solamente 2 centesimi, non ne vale la pena di andare. Grazie comunque per l'attenzione. Ho la mia civetta sulla spalla. Oh oh. Ah, ok, Wrath. Un altro mini boss, quindi significa che comunque non ci sarebbe Greed nel negozio. Perché abbiamo già un mini boss su questo piano.
Non so se già in Catacombs possiamo avere grid, ma sicuramente non in questo caso. Dai. Ovviamente questa è una citazione di Bomberman. Abbiamo ottenuto Mr. Boom, un oggetto assolutamente inutile, che lasceremo stare al suo triste destino. E quindi abbiamo un'intera sezione del piano che non abbiamo visitato. E ovviamente sono andato dalla parte sbagliata. Esplodi? Perfetto. Dieci monete. Ora possiamo andare al negozio e lo faremo. Grazie per avermelo ricordato. Sperando di trovare qualcosa di utile. La mappa del tesoro sarebbe già una cosa buona. Altrettanto sarebbe l'habit, se riuscissi ad averlo. Vediamo, vediamo. No, non quello. Assolutamente non quello. Prenderemo il Soul Art. E basta. Chiavi ne abbiamo abbastanza per il momento. Mi piacerebbe davvero poter entrare in quella boss challenge room, ma significherebbe sacrificare tutta quanta la mia vita. A meno che non mi capita una stanza col diavolo e ci trovo il dead cat, il gatto morto, che mi porterebbe a un cuore e quindi potrei entrare lì dentro. Una cacca dorata, ok. Riesco a uccidere lui prima che spari? No. Oh mamma. Un po' di casino. Non devo far esplodere la cacca perché sennò non mi dà niente. Ok, non funziona per le cacche dorate. Ottimo. Penso che andremo a prendere quella chiave a questo punto. Meglio averne una in più. No, non lo voglio questo oggetto. Puoi tenertelo. Lo usiamo così vi faccio vedere che fa. Se non lo sapete. Spero che tutti voi conosciate questo gioco più o meno. Ah, non ci sono nemici nella stanza, non posso usarlo. Va bene. Evocherebbe mostro che schiaccerebbe un nemico. Per un bel po' di danno, ma niente di utile in realtà. Molto meglio avere un Soul Art ogni 6 stanze. Che poi è la stessa cosa che fa il Relic. A differenza che il Relic non ti fa combattere contro un Horseman. Ma non aumenta neanche le possibilità di Devil Room, quindi. Ok, è bello averli entrambi. Diventi praticamente invincibile in quel caso. Abbiamo un'altra bomba. Sto ancora aspettando di usare a Bele. Non lo prenderò. Davvero non lo prendo. È un oggetto che non prenderei assolutamente mai, ma voglio farvelo vedere, quindi lo prendo. Si muove nella direzione opposta alla mia. E spara nella direzione opposta alla mia. Quindi è poco utile secondo me. Non è granché. Più che altro mi confonde. Però a volte può essere utile. Odio questa stanza. Così tanta roba da schivare e così poco spazio per farlo. Ehi, Abele ha ucciso un nemico. Ovviamente non posso prendere questa. Vai qui. Ah, un Soul Art, perfetto. Abbiamo recuperato quello che ho stupidamente perso in questa stanza. Questa invece è inutile. Vabbè, dai. Aiuterà con il Book of Revelations. Avete visto? Sono rimasto tutto questo tempo a combattere da questo lato. Abele ha colpito gli altri, ma non gli ha fatto praticamente nulla. Quindi, secondo me, non è molto utile. Non ci stanno capitando molte rocce blu. Peccato. Oh. Mi piacerebbe capire quando stanno sparando questi tizi, ma sono un po' imprevedibili. Questa run non sta andando troppo male. È ancora una zona abbastanza facile questa. Però pensavo peggio dopo aver visto quello che ho fatto nella scorsa. Ma è stata esclusivamente colpa mia, non perché il gioco abbia voluto punirmi o qualcosa del genere. Ho solamente fatto una stronzata. Ok? Oh no. Oh no. Non voglio stare qui dentro. Per favore, ignoratemi. Fate fin... Eccolo lì. Ah già, dimenticavo. Loro quando ti colpiscono ti tolgono monete, che devi andarti a riprendere per terra. Ma se non sbaglio, ne perdi qualcuna inevitabilmente nel processo. Quindi non ne recuperi mai quante ne hai perse. Non ne so, non sono sicuro di questa cosa. Per favore, muori.
hanno un quantitativo di HP sbalorditivo. Basta. Allora, su sicuramente non c'è niente, quindi andiamo di là. Per questi piani primi ancora non è un problema ripulire l'intero piano. Qui a sinistra siamo stati, andiamo verso sotto. La strada sicura per il boss a questo punto, eccolo qui. Il primo boss, ovviamente. Dopo, essendo un piano XL, ce ne sarà un altro. Ci hanno dato la nostra secret room. Andremo subito a vedere che cosa si tratta. Sperando che sia un oggetto magnificamente potente. Magari Epic Fetus. Non è molto carino da utilizzare, perché rende il gioco una baggianata, però essendo la prima volta che faccio una run di questo gioco, perché no? Solamente un sacco di soldi. E andrei davvero a comprarmi quella chiave, ma è troppo lontano. Non voglio fare backtracking per così tanto. Quindi... Ah, Gurdy Junior. Campione, ottimo. Ah, questo boss è odioso. Cerco di mantenerlo sempre su una linea orizzontale, perché quando comincia ad andare in verticale impazzisce letteralmente. Questo è l'unico caso in cui non è male avere tanta shot speed, perché lo faccio tornare indietro più efficacemente, o meglio rallento la sua corsa in maniera più efficace. Non andare verso l'alto, no. La cosa buona è che uccide anche le mosche che crea quando fa così. Ok, sono riuscito a farlo senza prendere danno, è un miracolo. Ottimo. Più vita, perché no? E vediamo il secondo boss, che potrebbe essere un horseman a questo punto. The Hollow, perfetto. Evidentemente ha funzionato la cosa che abbiamo fatto prima, di utilizzare il Book of Revelations per fare finta che avessimo combattuto contro un horseman, e quindi non l'abbiamo avuto su questo piano. Nonostante lo abbiamo utilizzato più volte su questo piano. Ora, se riesco a non farmi colpire fino ai cuori rossi, non avendo mai preso danno rosso e avendo addosso il Book of Revelation, dovrei essere praticamente sicuro di avere un patto col diavolo. In più, ho 5 cuori da consumare, quindi datemi quello che volete. Non mi dispiacerebbe a questo punto diventare Gappi. Cosa che si ottiene raccogliendo 3 oggetti di Gappi. Uno è quello che mi ha ucciso prima. Non è vero. C'era il Dead Cat che volevo prendere. Sono morto prendendo che cosa? Non mi ricordo già più. Non mi ricordo che oggetto fosse. Questa boss fight comunque non è niente di che. È praticamente un Larry Junior che si muove in diagonale, quindi assolutamente tranquillo come combattimento. Ok, altra vita in più che ci manteniamo stavolta nel caso trovassimo il Dead Cat. No, non l'abbiamo trovato. Abbiamo trovato comunque uno degli oggetti più potenti del gioco, che non posso prendere perché erano 3 Soul Hearts. È un peccato, prenderemo The Pact, che comunque non è niente male. Abbiamo l'occasione di prendere più vita, facciamolo. Direi che su questo piano abbiamo fatto tutto. Eh no, ops, pardon. Per un attimo ho perso il controllo del personaggio. Finalmente abbiamo ottenuto il nostro primo damage up, penso. Sì. Ok, infatti non siamo ancora arrivati alle lacrime rosse. Abbiamo un bel range però, quasi attraverso la stanza. Possiamo andare, non c'è più niente da fare qui. Ok. Ma se arrivi alla fine di finito il gioco? Oh merda. Un altro. Abbiamo ottenuto un altro pavimento doppio. Oh cacchio. Ok, stavolta devo stare molto più attento, perché il secondo boss in questo caso sarà mamma. Quindi devo trovare da qualche parte un teletrasporto, se voglio avere la mia Devil Room. Nel frattempo usiamo questo, va? E duplichiamo le bombe? No, ancora non ne vale la pena. Oh. Ok. Sto aspettando semplicemente perché più aspetto e più ho possibilità di avere più bombe. Per esempio, se ne trovassi adesso un'altra. Ops. Non ne avrei 8, ma ne avrei 10, quindi 2 in più. Però ho già visto che qui c'è una Tinted Rock, roccia blu. E quindi penso che la useremo adesso e faremo esplodere quella roccia. Ops.
Odio questi nemici. Vai Abele, fai vedere quanto sei utile. Vai. Vabbè, non si fa così però. Ok, una è stata molto utile, l'altra per niente. Sono pieno di soldi. Avrei davvero dovuto comprarla quella chiave. Ma era troppo lontano. Questi nemici che vedete che si muovono lì non sono per niente pericolosi. Seguono solamente i contorni delle pareti, dei buchi. Quindi sono molto prevedibili. Ah, per fortuna la cosa buona è che questo piano è Depths e non Necropolis, perché altrimenti avremmo avuto nemici molto peggiori. Ad esempio i terribili cuori. Ma per fortuna è questa la nostra situazione attuale, quindi non c'è problema. Ops. Questi sono un po' rognosi da sconfiggere, ma non pericolosi. Per fortuna le nostre mosche, quelle che ci orbitano intorno, hanno anche la possibilità di fermarli. Ops. Ovviamente si possono colpire da dietro, ma anche di lato se ci riusciamo. Con Wiggle Worm non è particolarmente facile, perché le nostre lacrime vanno a zigzag. Ok. Andiamo verso il basso. Loro sparano nella direzione in cui ti hanno visto per l'ultima volta, quindi è facile fregarli. Basta solamente stare attenti un minimo. Ok. Ecco, loro sono cattivi. Con questo collo che si estende. Ci sono delle stanze in cui è difficile schivarli appena entrati. Questo è stato unicamente un mio errore. Beh, penso che abbiamo delle buone possibilità di almeno sconfiggere mamma su questa run. Per il resto non so come andrà. Usiamo il Book of Revelations, che ci sta facendo degli enormi favori. Senza quello non penso che avremmo avuto altrettanto successo. E questa stanza è un vicolo cieco. Non mi piace avere Wiggle Worm contro questi nemici. È una rogna pazzesca. Forza, forza. Ok. Devo stargli molto vicino per fare quello che voglio. In teoria basta farsi vedere, in modo tale che ci corrano incontro, e poi attaccarli dal lato. Non con questo oggetto però. Ok. Ok. Vieni di qua. Uè, sono qui. Ops. Le mosche mi stanno davvero salvando la vita. Puoi morire per favore. Ok. Sempre come al solito Abele ci sta salvando la vita. E dai, va bene, va bene. Comunque meglio dei cuori. Certo, tutte queste rocce non aiutano. Proteggono loro più che me, perché non posso corrergli accanto, non essendoci lo spazio per farlo. Ops. Non avevo visto quello dall'alto. Sì, potrei usare una bomba e farli fuori tutti quanti, però sto cercando di conservarle. Mi faranno male, vero? Ok, basta. Meno uno. Ok. La nostra ennesima cura inutile dall'effetto vampiro. Posso usare a bere per loro. Sì, ma è lentissimo. Non arriva neanche là sopra. Mannaggia. Non riesco neanche a colpirli. Vabbè. Lasciamo perdere questo oggetto inutile. Avrei potuto trovare qualsiasi altro famiglio. Praticamente chiunque sarebbe stato meglio. Chiunque. Ci vuole un sacco di tempo per finire questa stanza con Wiggle Worm. Ok. Sperando di non trovarne più. O almeno trovarli in un campo aperto. Per favore. Ok.
Non abbiamo ancora visto nessuna delle due item room di questo piano. Un'altra cosa che so, in generale, di questo gioco, è che cosa fanno i singoli oggetti. Almeno il 90% di questi. Quello che invece non so, sono i numeri. Quindi so cos'è un range up, ma non so di quanto aumenta il range, o quanto danno in più ci danno le cose. Questo genere di cose, la matematica mi sfugge. So il senso generale degli oggetti, non so i dettagli. Non penso che sia un problema, ma migliorerò, penso. Fatemi sapere se vi sta piacendo questa cosa che sto facendo. Potrebbero esserci degli altri episodi, non è previsto. Anche questo, non so neanche se andrà mai online, sinceramente. Lo sto facendo più che altro per divertirmi, per fare qualcosa di diverso ogni tanto. Andiamo di qua. Questa stanza dovrebbe riempire il nostro Book of Revelations. Gli oggetti che si usano con la barra spaziatrice hanno un tempo di ricarica in base all'oggetto. Questo qui in particolare si ricarica dopo 6 stanze. Ah, il nostro primo trinket, niente di che, Samson Lock, potrebbe darci un bonus di danno quando uccidiamo un nemico, ma le possibilità sono piuttosto basse. Vediamo qui dentro invece. Nah, 5 bombe e basta, lo lasciamo. Ora ne abbiamo più che a sufficienza di bombe, quindi ci facciamo un po' di soldi, che dite? Proviamo qui. Usciamo e rientriamo per aumentare il raggio dell'esplosione. Sì, dai. Oh, questo è molto più utile. All'inizio di ogni piano ci darà un cuore bianco, un Eternal Heart, che se portato al piano successivo diventa una vita in più. In alternativa possiamo raccogliere un altro cuore bianco e anche in quel caso diventa una vita in più. Stiamo giocando come Kane, quindi quella lì è una cosa molto bella. E abbiamo 50 monete, quindi ci giocheremo assolutamente. Ecco perché quello che c'è al centro di questa stanza è il motivo principale per cui Kane è un personaggio molto semplice da utilizzare. Il Lucky Foot. Vabbè, non mi importa se prendo l'anno. Lucky Foot è praticamente garantito che questa macchina ci dia qualcosa per forza. Non possiamo perdere. Quindi possiamo farmare tranquillamente Soul Arts. Questo è un altro trinket. Ogni moneta, aia, è già esplosa. Peccato. Ci dà una carta, vediamo qual è. Two of Clubs, doppie bombe. Ma dai, sì. Questo qui, ogni penny che raccogliamo ha il 50% di possibilità di darci anche una bomba. Non ci serve, abbiamo 32 bombe, quindi whatever. Speravo di ottenere più cuori blu da quella macchinetta. E invece no. Esplodi, grazie. Giusto in tempo. Oh, abbiamo avuto l'effetto del compass dall'usare la sfera di cristallo. Quindi riusciamo a vedere sia la mappa completa che cosa c'è nelle stanze. Voglio andare al negozio. Non ci sono mini boss su questo piano, quindi potrebbe essere un problema. Abbiamo 32 bombe, quindi perché no? Devo trovare un teletrasporto. Questa è la cosa che mi urge di più. Perché dopo lo scontro con mamma non potremmo uscire dalla stanza, a meno che non abbiamo un teletrasporto. Quindi dobbiamo sperare di trovarne uno. Probabilmente una chiave. Non una chiave, scusate, una carta. Ce ne sono parecchie che hanno questo effetto. Il punto è trovarle. Particolarmente difficile visto che ci è esplosa la macchina che poteva darcele. Ah, lì c'è la stanza segreta. Andrei a controllare che cos'è prima di fare qualsiasi altra cosa. Anche perché sono abbastanza convinto che nel negozio ci sia Greedy in questo momento. Qui. Oh no, Super Greed. Esco. Ok. Greed non è nel negozio. Era nella stanza segreta. Abbiamo 53 monete da spendere, sperando che ci sia qualcosa di molto buono. Per favore. Questa ovviamente la prendiamo, perché no? Ho 30 bombe. Dai qua. La scala. Questo è l'ultimo piano su cui la scala sarebbe anche minimamente utile, perché dopo non ci sono più gap nel pavimento. Però abbiamo così tanti soldi che la prenderò ugualmente. Più vita.
Ottima pillola. Da questo punto in poi non ci sono Potrei neanche, prendere il cuore. non ci sono neanche più negozi. Quindi non ha senso neanche mantenere. Ehi, per la prima volta ci ha curato il nostro oggetto vampirico. La prima volta che abbiamo un cuore rosso vuoto da riempire. È un peccato non aver trovato un arcade, altrimenti sarei potuto entrare in quella boss challenge room. È la seconda che saltiamo in questa run. È un peccato. Ok. E ora dobbiamo farci tutta questa strada per arrivare dal boss. Ah, ma c'è ancora una stanza oggetto che non abbiamo visitato. Ottimo. E alla prossima ricarichiamo il Book of Revelations, quindi facciamolo. Andiamo in questa qui centrale. Ok, facile. Caspita, non pensavo che sarebbe durata così tanto. Non siamo neanche a metà gioco, penso più o meno. I piani più difficili ovviamente sono quelli che verranno dopo questo livello. Ma non so quanto ci addentreremo. Non è molto forte questa build in questo momento. Certo, il Book of Revelations ci aiutano un poco. E qui abbiamo un Demon Beggar. Questo possiamo utilizzarlo. E potrebbe servirci molto. Vediamo che c'è qui dentro prima però. Una cosa inutile. Non so cos'è, non so cosa faccio, so che è inutile. Quindi, vediamo se riusciamo a dargli un po' di cuori prima che ci dia qualcosa lui in cambio. Se non sbaglio, questo non dovrebbe contare come danno rosso. Lui non è obbligato a pagarci mai, può farlo quando vuole lui e con cosa vuole lui. High Priestess non ci aiuta, non è un teletrasporto. Ok, siamo arrivati a un cuore e ce ne andiamo per il momento. Abbiamo tanta vita in giro. Prima voglio andare a vedere cosa c'è nella boss challenge room. È stata davvero una fortuna trovare questo Demon Beggar. Adesso possiamo andare a controllare, c'è un sacco di vita su questo piano, quindi non è un problema tornare alla vita completa rossa. Vediamo un po' che c'è qui dentro. Una merda. Perfetto. Shot speed up puro. Roba che non ci interessa. Lo shot speed up aumenta la velocità dei nostri colpi. E quindi anche il knockback. Giusto, la vita. Scusate, me l'hanno ricordato. Oggi mi sta salvando la vita. Cosa stavo dicendo? Ah sì, shot speed up. Non è in realtà un grande svantaggio. Aumenta la velocità dei nostri colpi. E quindi spinge i nemici più lontano. Fa fare più colpi ai boss successivi. Non è un granché, sinceramente. Ok, siamo tornati a vita completa. Qui c'era qualche soldo da qualche parte. Ok. Con la scala li possiamo prendere. Possiamo attraversare dei gap che siano di un solo blocco. Non possiamo fare di più. Ci sono un sacco di stanze inutili. No, no, facciamole tutte. Magari riusciamo ad avere un come si chiama lui? Un teletrasporto sarebbe l'ideale. Forse poi potremmo giocare un po' con lui. Magari riusciamo ad avere un oggetto finalmente. Gli abbiamo donato un sacco di vita prima. Fosse stato un beggar normale, avrebbe avuto più possibilità di darci qualcosa. Dopo molto poco. Di solito bastano 6 o 7 monete per ottenere un oggetto. Ovviamente è un valore di media. Può anche capitare che dopo una decina non vi abbia ancora dato nulla. E di solito questo succede quando avete disperatamente bisogno di qualcosa. Anche questo gioco non fa eccezioni per le leggi di Murphy. Mi sto circondando, vero? Ok, ce l'abbiamo fatta. Poteva andare molto peggio. No. Ops. Perché ho preso a bere? È vero che avere una cosa in più è meglio che avere una cosa in meno, ma non sempre. In questo caso è totalmente inutile, mi dà solamente distrazione vederlo in giro così. Oh, ok. Ecco perché si esplora sempre tutto il piano quando si può. Abbiamo trovato una bella roccia blu. Ops. Vai. Small rock? No, un cuore blu. Speravo di avere un bel damage up. Ogni tanto la roccia blu può lasciarci la small rock, la piccola roccia. Che aumenterebbe il nostro danno e diminuirebbe di un po' la nostra velocità, che non è un problema in questo momento. Essere troppo veloci è più uno svantaggio che un vantaggio, perché si comincia a diventare un po' incontrollabili.
Questi qui che sono più colorati rispetto agli altri sono nemici campioni. Possono capitare in maniera casuale, come praticamente tutto nel gioco. È tutto casuale. E una volta uccisi possono anzi sicuramente ci daranno un drop, anche questo casuale. Persino i boss possono essere campioni. Di solito i boss blu lasciano dei cuori blu. Per il resto non ci sono delle regole molto precise. Allora, questa è la... Ecco perché Book of Revelation è un oggetto davvero davvero utile. Guardate quanti cuori blu possiamo accumulare senza fare nulla. Ah, poi ci capitano pure... Abbiamo oltrepassato il limite di quello che ci viene addirittura mostrato. Quindi siamo davvero ben messi in quanto a vita in questo momento. I cuori rossi sono utili, certo, perché segnano la nostra vita. E quando finiscono quelli moriamo. Ma i cuori blu sono più utili perché possiamo averli all'infinito. E possiamo averli in qualsiasi momento. Mentre se abbiamo già tutti quanti i cuori rossi non possiamo prenderne altri. A meno che non troviamo qualcosa che ci aumenti la vita. Oh, ho avuto culo. È un po' di tempo oggi che faccio prove per registrare questo gioco. E sono state prove andate piuttosto male. Quindi è venuto un bel episodio alla fine, penso. Se si vedesse o si sentisse male sarei piuttosto deluso. Ma non ci pensiamo, per ora continuiamo la nostra run. E chissà se ce ne saranno delle altre in futuro. Magari con degli altri personaggi un po' più complicati, eh. Qui non è Dark Souls, non sono consapevole e capace al 100%. Per questo è difficile che mi vediate fare sfide assolutamente pazze. Però non si sa mai. Oh, ottimo boss, Gish. Davvero ottimo. Questo boss ci darà il migliore famiglio del gioco, probabilmente. Cioè Gish. Che per me è il migliore perché spara lacrime nere che rallentano i nemici. Molto molto utile in qualsiasi situazione. E se non sbaglio ha il 100% di possibilità di darcelo, quindi solo vedere Gish mi rende felice. Tra l'altro è un boss facile, quindi perché non dovrei essere felice di combatterci? Il secondo boss è sicuramente mamma, quindi ahimè, non abbiamo trovato niente che ci aiuti in quanto a teletrasporto. Abbiamo praticamente la sicurezza di avere una stanza col diavolo, ma nessun motivo per arrivare, nessun modo per entrarci. È un peccato. Sì, nel negozio siamo stati, lì siamo stati. Non vedo un altro posto in cui poter trovare un teletrasporto. Siamo stati colpiti, ma la nostra vita non si è neanche mossa. Perché tanto abbiamo più vita di quanto ne possiamo addirittura vedere. Dai. Non mi ricordavo che avesse così tanta vita. Forse è solo il mio danno che è inadeguato a questo punto. Basta. Potrei usare le bombe in maniera un po' più offensiva, sinceramente. Ne ho 28, perché non farlo? Ma oramai siamo arrivati alla fine. Ecco qui, Gish. O meglio, Little Gish. Allora, abbiamo visto quella stanza. Possiamo provare un'unica cosa. La nostra unica speranza è quel Demon Beggar. Solo lui ci può dare qualcosa che ci serva. Dobbiamo pregare tutte le divinità che conosciamo affinché ci dia un teletrasporto. O qualsiasi cosa di utile in realtà. Potrebbe anche darci un oggetto da stanza col diavolo. Questo cosa faceva? Dovrebbe essere un immenso speed up. Che quindi non prenderei perché non voglio essere troppo veloce, ma lo faccio lo stesso. Ok, raid range, speed up, sì, siamo estremamente più veloci. Aumenta anche il nostro range, va bene. Non ci ha aiutato come volevamo, per niente. Quindi a questo punto non possiamo accedere alla stanza col diavolo, in nessun modo possibile. Perché con battuta mamma, se ci riusciamo, e penso di sì, non potremo uscire dalla stanza. E vabbè. Oh, sono stato colpito. Useremo il metodo facile. Non mi muoverò da qui, fin quando possibile. Facile per modo di dire, perché in realtà prendo danno anche così. Non sono molto bravo in questo combattimento.
Lo ammetto. Si vede, insomma. Non c'è neanche bisogno che lo dica io. Sono già riuscito a rendere la mia vita visibile. Per favore, muori. Mentre mamma è ancora in ottima forma. Non dovrei stare vicino alle pareti? Ok, riproviamo con questo. Se avessi un orbitale che facesse del danno, sarebbe più semplice. O anche se avessi dei danni decenti, in realtà. Cosa che non ho. Perché continui a darmi questi nemici che mi inseguono? Dammi qualcosa che sta fermo. Forse è una delle partite più lunghe che abbia mai fatto con Wiggle Worm. Di solito finisco per essere ucciso, perché non riesco a colpire i nemici. Ovviamente stando qui non ci può colpire mamma, ma può colpirci chiunque praticamente, dei minion che evoca. E noi possiamo colpirla solamente quando decide di fare spuntare qualcosa da questa porta. Il che, in questo momento, non sta succedendo molto spesso. Basta spostarci di poco per essere... Ops. Sotto gamba. Ce l'abbiamo fatta? Ok. Un altro? Ok, devo per forza prendere questa, se voglio andare avanti. Penso che a questo punto siamo già alla velocità massima, quindi prendiamo anche questo, perché tanto non ci interessa. Puro speed up. Siamo super veloci. Ok, non dovevo farlo. Questo ci renderà... ci farà morire sicuramente. E non possiamo uscire di qui perché non abbiamo un teletrasporto, quindi... peccato. Andiamo. Userò il Book of Revelations su questo piano. E quindi significa che combatterò quasi sicuramente contro un Horseman. Visto che siamo in utero, si tratterà probabilmente... anzi, sicuramente... o di Death, che sarebbe preferibile, oppure di Conquest. E in quel caso sarebbe game over istantaneo, perché io contro Conquest non so assolutamente che cosa fare. È forse il boss più difficile del gioco, compresi i boss finali per quello che mi riguarda. Non lo reggo Conquest. Ed è un vicolo cieco, ottimo. Andiamo a sinistra, va? Left is always the right way. Non ho escluso la possibilità che questo possa essere il primo di una serie di video su questo gioco, ma vi dico in anticipo che se volete informazioni precise e dettagliate, non è il mio il canale che dovete seguire, ma di altra gente. Non lo seguo molto in realtà questo gioco nella community italiana. Non so neanche se esista una community italiana specializzata per questo gioco, non ne ho idea. So solo che se ce la fate con l'inglese, dovreste assolutamente conoscere il canale di Bisnap. Per quello che riguarda questo gioco, la maggior parte delle cose che so le so grazie a lui, e non mi vergogno assolutamente a dirlo. Ci sono cose che non si possono capire o imparare in maniera esclusivamente autonoma. E questa è una cosa che avevo detto prima: i boss blu, quando li sconfiggeremo, avremo un cuore blu. Abbiamo trovato una libreria, per fortuna. Raccogliere libri aumenta le nostre possibilità di avere delle librerie. Ed ecco il cuore blu che dicevo. Abbiamo Book of Belial, che aumenta del 25% la possibilità di Devil Room, quindi un po' di meno di quello. Ma soprattutto, se usato, aumenta il nostro danno in maniera considerevole. E quest'altro oggetto fantastico, Book of Shadows, che ci rende invincibili per 10 secondi. È molto molto potente. E non so effettivamente se prendere questo ottenere il mio carissimo Book of Revelations. Per ora manterremo questo, fino a che non potremo usare un altro cuore. Dopodiché, contro il boss, prenderemo il Book of Shadows. Mi sembra la soluzione più saggia. E qui mi sono fatto colpire da idiota. Non ho detto una cosa importantissima. Dopo aver sconfitto mamma, il danno che subiamo cambia. Non subiamo più mezzo cuore di danno ogni colpo, ma un cuore intero. Quindi dobbiamo giocare in maniera più attenta. Cosa che non è assolutamente successo nella stanza che avevo appena superato. Ops. C'è un modo.
per farsi fare un solo cuore di danno, ma comporta prendere un oggetto che è tutt'altro che comune. Se non sbaglio è l'ostia. Sì, sono abbastanza sicuro. Questi nemici hanno un sacco di vite, ma non sono pericolosi. Ok. Vai. Spero di trovare il boss il più in fretta possibile. Dopo aver sconfitto mamma, non ha senso perdere tempo a girarsi tutto il piano, perché non ci sono più negozi, non ci sono più stanze oggetto. E quindi, una volta sconfitto il boss, non c'è più motivo di restare qui. Al massimo potremo trovare una libreria, che una volta che saranno esauriti i libri da poter avere, diventerà una doppia stanza oggetto. Ma in questo momento manca ancora molto tempo prima che questo accada. Ah, ok, questa stanza è semplice, soprattutto perché c'è un cuore senza maschera. Per fortuna non c'è capitata Necropolis prima, altrimenti avreste conosciuto, se non li conoscete già, gli infamissimi cuori che in quel piano girano con delle maschere indistruttibili. Per distruggere le maschere bisogna uccidere prima i cuori, che hanno la tendenza a scapparsene via, a nascondersi, quindi non è per niente semplice. Abbiamo trovato il boss, ok. Quasi sicuramente sarà un horseman, quindi procuriamoci il nostro Book of Shadows. Vai. Non so se lo utilizzerò. Potrei anche cercare di tenermelo e utilizzarlo nel caso dovessi avere una stanza col diavolo. Perché se dovessi avere uno scambio con solamente cuori blu, potrei riuscire a rubarlo con l'invincibilità del libro. Ma questo comporta anche che io non perda cuori nello scontro contro un horseman. Death, per fortuna. Non che sia più semplice. Proviamo il glitch. Ok, ha funzionato un po'. Mettendo la pausa mentre il piede si rialza, possiamo continuare a usarlo all'infinito. È stato abbastanza per uccidere il boss. Ora tocca al cavallo. Ok, ce l'abbiamo fatta, ma non ho ottenuto il patto col diavolo. È un peccato. Deve essere perché l'avevo ottenuto nello scorso piano e quindi mi ha abbassato le possibilità su questo. A questo punto non ci serve più a nulla il Book of Shadows. Riprenderò il Book of Revelations. Anche perché da adesso in poi non possiamo più combattere nessun horseman. Questo era l'ultimo. Dopo di questo i boss sono tutti quanti segnati. Non mi aspettavo di arrivare così lontano. Per niente. Non so come si concluderà questa run dopo aver fatto il prossimo livello. Le possibilità sono due: potrei scendere in Sheol oppure andare nella cattedrale. Ma la cattedrale è decisamente più difficile. Non penso di avere un danno adeguato per farlo. Questi nemici si dividono una volta uccisi. E si comportano diversamente. Sparano in direzioni diverse. Poi tornati a livello di base sono assolutamente innocui. Ok, va tutto bene. Muori. La cosa brutta di questo, di questi piani, utero oppure womb come in questo caso, è che non c'è nessun modo di distinguere le rocce rosse, cioè le rocce normali, dalle rocce blu. Quindi in teoria dovrei far esplodere tutto per capire se ho ottenuto una roccia blu. Ovviamente non è il caso di farlo. Nel caso avessi qualche nemico magari che mi fa esplodere le cose, potrei sfruttarlo per fare questa cosa, ma non vale la pena di usare tutte le mie bombe nella possibilità di ottenere qualcosa. Va bene che ne ho 29, ma non mi sembra un modo molto saggio di usare le proprie risorse. Sperando di stare beccando... No, non è la stanza del boss. Abbiamo preso un vicolo cieco. Mi sarebbe piaciuto molto avere un compass o magari una mappa del tesoro nei negozi che abbiamo visitato, ma non abbiamo avuto questa fortuna. Il compass, cioè la bussola,
ci farebbe vedere le icone delle stanze, senza farci vedere come arrivarci. Al contrario, la mappa del tesoro ci farebbe vedere l'intera struttura del piano, compresa stanza segreta, ma non cosa c'è nelle stanze. Avendo i due oggetti insieme, si può guardare sia sin dall'inizio l'intera mappa, e quindi sapere già dove andare. Noi non abbiamo queste fortune. Dobbiamo accontentarci dell'esplorazione. Questi nemici sono molto frustranti. Entrambi, perché si teletrasportano dove gli pare. E ucciderli è rognoso. Per questo motivo. Scappano da una parte e compaiono da un'altra, totalmente a caso. La cosa buona, l'unica cosa buona di questa build in questo momento è che abbiamo tre orbitali, quindi è molto difficile che le lacrime ci colpiscano. Cosa assolutamente vantaggiosa per le ultime boss fight. Ecco qui, per esempio, non sarebbe male. No, non è vero. Non ha senso cercare di usare una bomba lì. Non devo prendere quel cuore, non mi serve. Questi nemici sono pericolosissimi. Gli occhi. Ok, ora va tutto bene. Sono davvero sorpreso da quanto io stia durando. Questa non è la mia run normale. Sarà che sono particolarmente concentrato. Di solito ci gioco nei momenti, cioè, ho detto, di noia. Quindi non sono molto concentrato su quello che sto facendo. Il fatto che io ci stia facendo un video forse mi sta aiutando. Potrebbe anche essere un punto di inizio per cominciare a fare video su anche più cose rispetto a questo o a Dark Souls. Per esempio, stavo pensando poco fa, grazie a uno di voi che mi ha scritto, che ho comprato Dragon's Dogma più di un anno fa, più o meno, ma ancora non ci ho mai giocato, quasi per niente. Quindi magari se lo cominciassi con voi potrebbe essere un'esperienza e potrei dedicarmici in maniera seria, non lo so. Ovviamente il mio mestiere principale sono i Souls, su questo non si discute, però una volta tanto potrei anche fare qualcosa di diverso. Inutile aprire quella cosa, ma l'abbiamo fatto lo stesso. Quindi sì, i giochi che vorrei e potrei fare ce ne sono tanti. Su questo o magari Dragon's Dogma non sarei particolarmente acculturato, però c'è anche qualcosina di diverso su cui avrei parecchia esperienza da mostrare. Potrei anche fare qualcosa che mi si addice di più in termini di difficoltà o di sfida, come potrebbe essere un playthrough di Castlevania Symphony of the Night. Quello è un altro dei miei giochi preferiti in assoluto. Tra l'altro un gioco da cui la serie Souls ha attinto davvero molto. E non mi piacerebbe mostrarvi anche quello. Ok, abbiamo beccato la stanza col boss. Ottimo. Dovrebbe essere il cuore di mamma su questo piano. Riesco a non farmi colpire dal cuore, dall'occhio. Ok. Ehi, non siamo stati colpiti neanche una volta su questo piano, se non ricordo male. Pillola, scorreggia. Ok. It lives. Abbiamo due occhi. Non è una boss fight complicata questa. Imparato come funziona. La parte peggiore sarà distruggere questi due occhi con il wiggle worm che mi fa lisciare ogni singolo colpo che faccio. Il fatto è che mi devo muovere di continuo perché sennò mi sparano. Ok, bomba. Ah già, era nell'altra partita che avevo ottenuto le bombe velenose. Qui non ce le ho. Ce ne sono ancora un paio. Oh, mi ha colpito. No, Abele mi ha spostato la bomba. Non ha colpito il boss. Come vedete, questo boss più che altro evoca gente. Non è un combattimento difficile, solamente lungo. Se fallisco a piazzare le bombe. In caso contrario, i boss esplodono e quindi faccio prima. Oh, veloce, veloce. Ok. Quando arriviamo alla fase delle bombe ripetute, sua, dovrebbe essere più semplice. Ok, ci è rimasto uno di questi. Perché una volta arrivati a quella fase, lui smetterà di tornare su. Resterà sempre fermo e possiamo continuare a colpirlo finché ci pare. Ovvero finché non muore.
Dovrebbe essere più o meno adesso. Duke of Flies. No, ancora no. Peccato. Un altro mostro davvero semplice questo. Per una volta Wiggleworm ci aiuta, perché lui si sposta di continuo e quindi ho più possibilità di colpirlo così. Ah, ah bene, mi ha di nuovo spostato la bomba. Pro memoria a me stesso, non prenderlo mai più. Non devo dimostrare niente a nessuno. Si sa che è un pessimo oggetto. Vabbè, magari voi non lo sapevate, vabbè. Non è importante. Siamo arrivati a questa fase. Adesso lui comincerà a sparare bombe a caso su tutto quanto il piano, uccidendo anche i nemici che evoca lui stesso, quindi nessun problema per noi. Dovremmo avere finito? Dai, forza. Ok. Le possibilità sono due: scendere a Sheol oppure andare nella cattedrale. Non me la sento di fare la cattedrale con questa build, quindi scenderemo giù. E questo dovrebbe essere l'ultimo piano. L'area di per sé è più semplice, ma il boss non è altrettanto facile. Non facevo una run qui dentro da un sacco di tempo. Ultimamente ogni volta che arrivavo avanti era con una build molto potente e quindi la portavo nella cattedrale. Di solito è qualcosa che comprende Polifemo oppure il coltello di mamma, quindi gli oggetti più potenti in circolazione in pratica. Non è il caso di Wiggleworm. Andiamo giù ancora. Una libreria, ottimo. Questo nemico replica le nostre mosse quando spara, ma anche i movimenti, e io posso ucciderlo con i miei orbitali. Pillola sconosciuta? Telepill. Dove mi ha portato? Mannaggia. Lì c'è una curse room che non ci conviene. Ci toglierebbe mezzo cuore all'andata e mezzo cuore al ritorno. Ok. Ecco, l'alternativa sarebbe far esplodere questi e farlo andare lì dentro, ma lui vola e quindi non è importante. Lo uccidiamo con gli orbitali. Ah, questo è un altro Horseman War. Sarebbe potuto essere un boss, ma a questo punto... Oish! I boss diventano nemici normali. Ok. Dovrebbe cadere da cavallo da un momento all'altro. Oh. Oh, grazie. Per favore, basta. Ok. Ora ci inseguirà. Ma per fortuna c'è Little Gish che lo rallenta considerevolmente. Quanto è tenero quando cade? Oh. Basta, muori. Ok. Per la bellezza di un centesimo. 7, va. Totalmente inutili a questo punto perché non abbiamo modo di utilizzarli. Una bomba che utilizzeremo per far esplodere questa. Ah, speravo in un cuore blu. L'unica cosa che potrebbe servirci a questo adesso è un oggetto molto raro che aumenta il nostro danno in base alla quantità di soldi che abbiamo. È un oggetto che si trova principalmente nelle stanze col diavolo, quindi niente che ci possa interessare in questo momento. Ops. Ok. Loro caricano, non fanno nient'altro. Però sono esplosivi, quindi non posso ucciderli quando sono molto vicini a me. Altrimenti non mi sono fatto colpire, ma mi uccido lo stesso. Ok, rallentarli è qualcosa di bello. Non so se stiamo andando alla parte giusta. Molto probabilmente no. Una roccia blu. Uccidi il nemico, per favore. Grazie. Small rock. Momento peggiore per prenderla però. Non poteva esserci. Finalmente siamo arrivati alle lacrime rosse. Hermit ci porta nello shop. Quindi non essendoci uno shop, immagino che in questo piano ci porti in una stanza qualsiasi. Proviamo. Ops, scusate. Ho cercato di fare una cosa bella. Sbagliato. Sì, siamo in una stanza assolutamente a caso. Avere un po' più di danno è una cosa bella. Era anche l'ora. Abbiamo abbassato anche un po' la nostra velocità ridicola. Proviamo sopra, dai. Magari troviamo il boss.
Oh no. Ok, muori. Ah, grazie, abbiamo riavuto la nostra pillola scorreggiosa. Posso arrivare dal boss, per favore? È tanto tempo che non faccio quella boss fight. Tanto, tanto, tanto tempo. Parliamo di mesi addirittura. Non ci gioco molto spesso a questo gioco. E a questo punto è anche uno spreco che io abbia preso la Polaroid. Visto che non stiamo andando nel livello in cui è richiesta. Vabbè, non è importante. Questi nemici sono antipatici. Sono una versione più potente, più resistente di quelli che abbiamo incontrato prima. È più veloce soprattutto. Dai. Ok. Andiamo contro Satana. Prima però dovremmo combattere contro un altro boss. Cioè Fallen. Questo è un boss che si trova normalmente nei livelli precedenti. Anche un boss molto bello da trovare, perché lascia sempre degli oggetti propri delle stanze col diavolo. Quindi non è affatto male trovarlo. Certo, potrebbe essere un oggetto schifoso, di quelli della Devil Pool, però fatto sta che è comunque un oggetto buono, cioè un oggetto importante, che prendiamo senza costo di cuori. Eh sì, si divide in altri due. Ovviamente questa è solamente la fase iniziale, dopodiché dovremo combattere contro altra gente. Tutto questo con non tanta vita. Abbiamo circa tre colpi di autonomia, se non sbaglio. È una pillola che ci fa scorreggiare, quindi non siamo messi molto bene. Non prevedo una vittoria. Ah, ci ha curati, dai, quantomeno. Non è cambiato assolutamente niente, però. Questa è la fase che mi piace di meno. Mi faccio sempre un sacco di male, per motivi stupidi. Ah, però quantomeno ci aiuta Gish. Stando di lato lo trovo più semplice, soprattutto perché abbiamo tre orbitali e le sue lacrime ci colpiscono abbastanza raramente. In più sono rallentate quando lui è rallentato, quindi davvero non è un problema capire dove sono al sicuro. Se avessi avuto il Guardian Angel al posto di una delle mosche, sarebbe stato ancora più semplice, perché avrebbe reso i miei orbitali più veloci a girarmi intorno, quindi dandomi una possibilità ancora maggiore di bloccare le lacrime. Ci sono rimasti solamente due colpi, dopodiché moriremo. E ci manca ancora la fase 3. Sono fiducioso, potremmo farcela, ma non ne sono convintissimo. In entrambi i casi questa sarà la fine del... Oh mamma. Non me l'aspettavo così veloce. Tutto quello che dobbiamo fare è evitare le zampe in questo combattimento. Ah, e loro. Soprattutto loro. I tizi cicci esplosivi. Oh oh. Ah, ecco perché non volevo prendere l'oggetto che mi cura. Se avessi avuto il mezzo cuore che avevo quando sono entrato, avrei potuto sfruttare l'invincibilità del Polaroid. Cosa che invece non ho perché mi ha curato. Dai, ce la potremmo fare. Vai con l'ottimismo, forza. Ce l'abbiamo fatta. Wow. Ok. Spero che questa cosa vi sia piaciuta. Ditemi se vale la pena di replicarlo o meno. Possiamo concludere qui. È stato un piacere. Ciao a tutti, ragazzi. Però non riesco a fare video perché tu parli. Ah, adesso.